Amici sportivi del Mala, eccoci qua, finalmente torniamo a parlare di sport dopo una settimana di pausa, ma giustamente mi sono concesso un po' di pausa perché settimana scorsa era la settimana santa di Pasqua e quindi giustamente sono anche andato al mare e mi sono concesso un po' di sole, quindi ho preferito prendere un po' di sole e non guardare TV e sport praticamente tutto il giorno. Fatto sta che sono tornato a Milano circa un 10 minuti, 20 minuti fa. Vedendo il tempo mi viene tristezza per come ho lasciato il mare, che c'era un sole grosso così come Marte, e vedendo sto cielo qua è veramente triste tornare in una città bella, per carità, ma come tempo non è altamente paragonabile a Riccione, e in maniera negativa. E parlando invece di sport, la settimana pasquale e i primissimi giorni di questa settimana sono successe di quelle cose che non potete nemmeno immaginare. Allora, lasciando perdere il discorso calcio, con la Juventus che ha vinto il suo ottavo scudetto consecutivo, che è quello mi interessa relativamente, lo faccio commentare agli altri che sono appassionati solo di calcio e non di altri sport. Invece io vi racconto cosa è successo nel mondo del tennis, perché la settimana scorsa si è giocato il torneo di Monte Carlo, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un Fabio Fognini straordinario che ha battuto, che ha preso a pallate Nadal. Cioè, prendere a pallate Nadal è un qualcosa di irreale e rarissimo su questa terra, e poi è andato a vincere il torneo diventando il primo italiano nella storia del tennis italiano a vincere un 1000 e anche il suo primo titolo in carriera in un torneo 1000. E che cosa bisogna commentare? Un Fognini che nel primo turno contro Rublev ha rischiato di andare a casa, era tanto così di andare a casa, invece poi è rinato e ha fatto una settimana perfetta, vincendo appunto il torneo e accedendo così al suo best ranking in carriera, cioè al 12° posto. Prima era 13, adesso è 12, e per una volta bisogna stare solo zitti e applaudirlo, perché tante volte io lo critico per il suo modo di comportarsi in campo, però invece stavolta bisogna dire la verità, è stato veramente molto molto bravo ad affrontare tutti gli avversari. Però anche gli altri italiani sono giocata molto bene. Cecchinato è stato straordinario contro Wawrinka, perché era sotto 6-0, 2-0 e ha recuperato fino a vincere il secondo set per 7-5 e poi vincere il terzo per 6-3 contro un Wawrinka che il primo set e i primi due giochi del secondo era semplicemente ingiocabile. Poi vabbè, purtroppo Cecchinato ha perso contro Peglia, all'argentino Peglia, anche qui per 3-7, ma sentendo dopo il perché, ha fatto ancora una volta un altro miracolo, ovvero ha giocato quella partita lì con la febbre. Quindi magari, ok, non mi aspettavo a sto punto, non mi aspettavo la vittoria, però addirittura un tennista va in campo 38 di febbre, gioca per 3-7 combattuti. Non oso pensare cosa avrebbe combinato se non avesse avuto la febbre Cecchinato, quindi non lo so ragazzi, i commenti Cecchinato si possono proprio fare, ma sono molto relativi appunto per questo motivo qua. Mentre per Sonego sorpresa della settimana, escludendo Fognini, però Sonego è la sorpresa veramente della settimana, perché non me l'aspettavo addirittura un Sonego così competitivo ad arrivare a un quarto di finale 1000, tanta roba, complimenti veramente a Sonego. Sapevo che era molto competitivo sulla terra battuta, ma non a tal punto di arrivare fino addirittura ai quarti di finale. Un Sonego che può ancora fare molta strada, perché i prossimi tornei sono prevalentemente sulla terra battuta, quindi ok, forse a vincere il tornei è ancora un pochino lontano, ma arrivando in là secondo me non è neanche poi così tanto lontano.
ah, dimentichiamo una cosa per Cecchinato. Purtroppo l'anno bonus finisce qui, nel senso che ormai è prima, se prima di questa settimana non doveva difendere grossi punti per il ranking, da quella settimana purtroppo sarà costretto a difendere i punti del ranking, perché l'anno scorso ha vinto Budapest, quest'anno in quella settimana cade il torneo di Bucarest e purtroppo Cecchinato, appunto per questa febbre e un po' influenza, un po' di problemi fisici alla schiena, è stato costretto al forfait, quindi perde un po' di punti al ranking. Però boh, secondo me, ripeto, se abbiamo visto un Cecchinato combattivo anche con 38 di febbre, non oso pensare senza cosa potrebbe combinare. Vediamo un po' a Madrid, a Roma, e anche io aspetto Cecchinato Roland Garros, lo aspetto al varco per vedere se in un anno ha migliorato o no. Secondo me sì, però staremo a vedere. Invece, ultimissima cosa per il mondo del tennis, notizie di ieri: dal 2021 al 2025 le ATP World Tour Finals, che adesso si giocano a Londra, verranno invece spostate e giocate a Torino. Avete capito bene, dal 2021 al 2025 l'Italia fa doppietta, ovvero nel Gen ATP Finals a Milano e ATP World Tour Finals a Torino. Quindi una vittoria assurda e insperata da qualche anno fa per noi appassionati di tennis, però questo è un'altra conferma per il fatto che chi vuole veramente impegnarsi a portare dei grandissimi eventi in Italia ce la si può fare, non dico senza problema, possiamo veramente essere competitivi. Quindi continua il momento d'oro per il tennis italiano al maschile, perché al femminile non merita assolutamente commenti, soltanto il fatto che la squadra femminile dell'Italia di tennis è stata retrocessa dalla Serie B della Fed Cup alla Serie C della Fed Cup, quindi basta, non commento, perché altrimenti dico solo bestemmie, parolacce e altre cose che non dico solitamente in giro. Per quanto riguarda invece il mondo del tennis maschile, beh, tanta roba, addirittura siamo arrivati a ospitare le ATP World Tour Final dal 2021 al 2025 a Torino, quindi c'è proprio esaltazione clamorosa di questo movimento, che veramente si sta confermando uno dei movimenti più in palla del momento. E quindi in questa settimana, primissimi giorni di questa settimana e nella settimana pasquale di tennis, è successo probabilmente questo. Domenica vi racconterò invece cos'è successo nel mondo del ciclismo, perché ne potremo vedere delle belle domenica, perché domenica, vi ricordo, si correrà la Liegi, Basto Liegi, l'ultima classicissima di primavera prima di concentrarsi sui grandissimi giri, prima fra tutti quelli del Giro d'Italia. E quindi vi rimando al video di domenica, aspettate il video di domenica perché ci saranno tantissime sorprese e un po' di testimonianze, devo essere onesto, e anche molte sorprese. Quindi vi auguro una buona serata, buon 25 aprile a tutti, perché oggi peraltro è la festa della liberazione dell'Italia dai nazisti. E oh, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, siate presenti!